Questo mondo è interamente fatto dal bioma della Deep Dark. Lande desolate, infinite, infettate da queste schifezze. Caverne profonde. E questo vuol dire nessuna Lush Caves, nessuna di queste piante bellissime. No alberi. No alberi e no alberi. E beh, questo vuol dire no legno. E nemmeno dei poveri villager da ammazzare. Devo muovermi molto lentamente. Vedete quelle cose laggiù? Sono pericolose. Qualsiasi cosa c'è qua dentro può uccidermi, può far spawnare il warden e uccidermi. Questo video l'ho visto da un americano, ovviamente ho pensato di farlo anch'io. Tutti sanno che se camminiamo così, ovviamente questi cosi non si attivano. C'è un datapack che praticamente fa spawnare i sapling, quindi tipo gli alberelli che fanno nascere cose. Guardate anche il fondale oceanico, è completamente maledetto. Distruggiamo questo. Oh no, il dark. Il buio. No, 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 io sono anche in hardcore. Ho paura. Ricordiamo, solo al terzo buio può arrivare il warden. Mi sto infilando in questa caverna con il buio buio. Posso rompere questo? Aia, attenzione, ricordiamoci che siamo in hardcore, mannaggia a me. E devo prendere il legno dalla cassa. Non c'è niente qua. Beh, ho deciso di entrare in questa caverna che potrebbe portare direttamente ad una Ancient City. Oh no, c'è il Deep Dark. Oh no, oh no. Quei cosi... no, no, non sono quei cosi. I cosi che fanno il segnale, diciamo, mi sentono camminare. E lo comunicano a quei cosi là. Vedete quei cosi bianchi? Quelli là fanno spawnare il warden. E tecnicamente io ho già superato... Guardatelo, è lì quel coso. E non c'è solo quel coso, purtroppo. Devo stare attento al buio, perché qua il buio... letteralmente ti può far male, perché spawna il warden. Cioè, nel senso, nei video io odio il buio, ma... qua veramente, cioè, è da odiare letteralmente in tutti i sensi, perché ti porta proprio il mostro che ti ammazza. E non è ancora giunto per me il momento di ammazzarlo, solo una spada in pietra, che cosa volete che faccia io? Le Ancient Cities, eccole qua, finalmente le ho trovate. Devo assolutamente andare a prendere, allora, questo oro e questo ferro in realtà lo prenderei assolutamente, quindi prima di tutto prendiamo il ferro. Qua, allora, bisogna stare attentissimi, qua spawna il warden, e non sto scherzando, qua c'è il vero pericolo. Perché, ripeto, aspetta, ma questo è un blocco di ferro intero? Che cavolo, aspetta, scusa un attimo. Block of raw iron, ma che cavolo. Oh mio Dio, ma che figata, ma grazie. Allora prendo tutto questo legno e poi dopo vado di là. Ok, sono nella caverna, come ho detto, e mi sembra un po' un pericolo tutto ciò. Perché io non so, allora, questo coso, se è l'unico qua vicino, ma no, no, ce ne sono altri. Devo camminare sneaky sneaky finché non trovo un posto abbastanza più sicuro, perché qua è letteralmente ben poco sicuro. Cioè, non so cosa dovrei fare per renderlo letteralmente più sicuro, sarebbe proprio bello da fare. Qua ci sono delle candele, uno scheletro, chissà com'è, una cesta, però questa cesta qua... Oh mio Dio, ho saltato, che spavento. Queste ceste qua, volevo dire, ho il dubbio, il sacro dubbio direi, che non si possono aprire, perché se le apro spawna il warden, e se spawna il warden io sono morto, lo ricordo, e non è ancora proprio il tempo di morire per il warden, e comunque lo posso spawnare anche sopra, in superficie, e quindi dovrò trovare una cesta un pochettino più accessibile, potremmo dire. Sarebbe meglio. Beh, ho continuato l'avventura prendendo altro legno per fare... altri oggetti, ma ho avuto una piccola disavventura con degli scheletri. Oh no, sono rimasto solo di notte e sono in hardcore. Lo ricordo a tutti, sono in hardcore. E qua ci sono i cosi. E io sto per morire, chiaramente. Oh no. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Sono stato molto fortunato, perché qua non c'è stato il coso che ammazza il warden. Non so se mi sono spiegato bene, perché mi sa che non mi sono spiegato bene. Qua io sono stato veramente fortunato che non c'è stato il coso. Sono stato la persona più fortunata del mondo in questo momento. Però adesso dovrei un attimo uscire, perché sapete com'è, non è che posso restare qui tutto il tempo. Accidenti, ma è più, sono più difficili gli scheletri da uccidere piuttosto che il warden. Ma ci rendiamo conto fra poco, perché non è vera questa cosa. Cioè, ciao, come va? Tutto bene? Posso... Ho ucciso uno. Stavo per morire, ma non sono morto. Beh, non ancora, perlomeno. Adesso dovrei uccidere anche l'altro, se no qua sono fottuto. E ricordiamoci tutti quanti che non posso correre, perché se corro ho più probabilità di spawnare il warden. E se spawno il warden, quello là mi picchia attraverso i blocchi. E se mi picchia attraverso i blocchi,
mi uccide. Non sto scherzando, letteralmente mi picchia attraverso i blocchi. Via, muori, muori. Ok, via, via, ok. Per fortuna qua non ci sono i cosi wifi là, come cazzo si chiamano. Bene, e però lì ce n'è uno, quindi allontaniamoci immediatamente prima che sia troppo tardi. Perché il troppo tardi non deve mai arrivare, assolutamente mai. Ok, quindi adesso mi allontano pian piano e me ne vado via. Ho anche cercato di togliere il più possibile di quei cosi che facevano spawnare il Warden. Ho iniziato a costruire la mia casuccia sottoterra, ho trovato anche dell'altro ferro. Ho preso della gravel e della sabbia, che mi servirà in futuro per fare una cosa più misteriosa e ha a che fare con la TNT, fra parentesi. Qua ho visto questo coso, ho detto sarà meglio toglierlo, tuttavia non mi sono reso conto che era troppo difficile da scavare sott'acqua e quindi stavo morendo. Ho preso finalmente un po' di cibo, pecore. Ok, per fortuna è passata la maledetta notte. E ho trovato delle zucche, non che io me ne voglia far qualcosa per carità, perché in realtà non me ne faccio assolutamente niente, però vorrei mettermele nella cesta. Perché sono carine le zucche e soprattutto sono molto rare, nel senso queste zucche sono un simbolo del fatto che sono stato qui e del fatto che ho trovato una cosa molto più rara dei diamanti. E comunque, by the way, avrei dovuto trovare dei diamanti finora, accidenti a me. Però prendi... però aspettate un attimo perché questa cosa è un po' tortuosa, vedo. Mi sembra un po' tanto tortuosa, scherzavo, non prenderò niente. Ma se io faccio così, cioè se io la prendo ora, è finita? Oh no, sono ancora vivo, bene. Non è che lo comunica lì, vero? Ok, no, lo comunica qua vicino, per fortuna. Ah, allora posso anche correre. Sono pazzo, vero? Sono proprio un pazzo. Però ho preso le mie zucchettone. Oh, e questa invece è la montagna più oscura che io abbia mai visto. Non auguro assolutamente a nessuno di vederla su Minecraft. Beh, poi insomma mi sono un po' abbellito la casa, devo dire che ci sta. Ed era arrivato il momento di fare una cosuccia. Qua è proprio qui il Wardenino e mi sta vedendo e io dovrò chiudere. Oh no, dov'è il Warden? Aiuto? L'ho chiuso dentro? Ok, mangio una mela d'oro e credo che mi abbia sentito. Sono abbastanza sicuro, mi stanno usando. Ok, non ho più cobblestone, l'ho finita tutta, ma sono riuscito a chiudere e credo che mi stia attaccando, vero? Ucciso finalmente, Gesù bambino. Oh no, sono caduto dentro. Ok, io vorrei dire solo una cosa. Questo Warden è tipo, boh, impossibile da uccidere. Cioè, nel senso, guardate cosa ho dovuto costruire. Cioè, ma secondo me è più difficile dell'Ender Dragon, non per dire. Comunque vi consiglio questo video dove il mondo è completamente maledetto. Siamo insieme a degli amici, sono tuoni, lampi, lava. Proprio qua, cliccatelo.